Buongiorno. Buongiorno. Stamattina sveglia presto, clima piacevole. Ora è 6:48, siamo già operativi, strano. È il navigatore, perché stamattina vi portiamo in Val di Luce. Val di Luce, a Betone. Ma non a caso, c'è comunque una cosa che vi porteremo a far vedere. Sorpresa. Continua su S23 A per 9 dopo. chilometri. Abbiamo sconfinato la Toscana, siamo in Emilia-Romagna, siamo esattamente in Val di Luce. Abbiamo fatto la bellezza di una sessantina di tornanti, Sì. strade così. Ragazzi, e poi è anche freddo, cioè freddo. Facciamo conto che ieri a quest'ora qua eravamo in Liguria e esattamente 8:30 segnava all'incirca 30 33 gradi. gradi. Stamattina siamo in Val di Luce e segna la bellezza di 15 gradi, proprio dire come prendere il raffreddore. Comunque ragazzi, la felpa è un toccasano, eh? Piloti che si stanno preparando per la finale di Mitas, ricordo tracciato lungo circa 24 km senza area di assistenza, partenza che avviene alle ore 9 della medesima giornata di ieri, concorrenti partiranno individualmente un pilota ogni 10 secondi nell'ordine dei loro risultati di qualificazione, quindi si parte con il migliore qualificato per primo. Comunque ragazzi, la Beston 2022 la stiamo facendo anche noi a piedi, eh? Sì, ma qui siamo alti, c'è fresco, si Si dura sta fatica e bene. mi gira la testa. C'è troppo ossigeno, troppa aria Troppo, pulita, cioè. troppo. Poi comunque ti regalano anche le Red Bull, cosa vuoi di più della vita? Comunque ragazzi, felpa tolta. Arrivano le nuvole. È un freddo che si pela. Much outcome on the left side of your arm. This is actually pretty cool if you're already at the handlebar again. We got a second start button just in case.
give the solar bucket. It's gonna break, so. Oh, dopo sta buzzata di panino, cosa c'è di meglio di una scarpinata? C'è sempre anche bricioli. No, camminare così veramente è tremendo, eh? Bisogna arrivare lassù. Sì, ma quando arrivi lassù, dov'è quel cosino giallo, non è finito. Cioè, puoi andare nel bosco così. Oh, com'è che si va? Agile. Di lì? Andiamo agili di lì, se lo dici te. Allora io ho già il fiatone e ora dopo lo monto gattone. Si va? Gente che la scende col culo. Io non lo so, eh. Andiamo. Quando metti un piede devi già sapere dove mettere l'altro. Io ora non so dove direttamente su questi contrassegnata con il tappeto che rigorosamente rispetta le regole ambientali. Il personale di servizio è autorizzato a consegnare carburante, fornire acqua, quindi cambio di energia. Non è autorizzato a eseguire alcun intervento sulla vendita. Cioè, non so se rendo l'idea. Questa è la parte che si chiama il minestrone, ma potranno fare una sezione di movimento, cambiare le ruote, riparare tutte le parti da notare. Tempo di assistenza di 10 minuti da lasciare il punto di assistenza prima dell'orario di assistenza previsto. Questo comporta una penalità di tempo e attenzione, c'è anche un tracciamento. Lo aspettiamo sotto la curva per il campione mondiale in carica Billy Bolt. Tocca a voi il pubblico. Billy Bolt è il primo che arriva e inizia la salita. Pubblico, tocca a voi. Entriamo nel vivo della corsa con Billy Bolt. Attenzione, il numero 4, un applauso per Alfredo Gomez! Si prova, partito, Alfredo Gomez è subito dietro, Marco Lecce-Ticker! Il vincitore del Lecce Rodeo, vai Maro al go! E inizia lo spettacolo! Thank you.
pilota Matthew Green, il pilota di Rigo Moto, la squadra italiana, giovanissimo, è il pilota più giovane, il pilota di Rigo. Matthew Green va a affrontare la sua salita al minestrone, primo passaggio. Billy Boyce cerca di scappare là in alto, è quello che ha aperto la strada, ha dato l'idea, ha scritto la traiettoria, e tutti i piloti lo stanno seguendo. Spettacolo unico del suo genere, incredibile, guardate la difficoltà che hanno. E pennate. Ah, li prendevi? Sono brava! Lo so, perché quando ti appoggi un piede devi già sapere dove appoggi l'altro. Guarda come...
Attenzione perché sta salendo mentre l'altro pilota sta... Questo è un altro tratto della pista, del percorso, che inizialmente non doveva essere fatto perché è pericoloso. Poi io ho cercato in salita, grazie diciamo a chi ha organizzato, hanno messo delle reti metalliche in modo che le moto potessero avere un pochino più di aderenza e quindi è risultato agibile. E noi ora saliamo. E noi saliamo. Io sono qua, siamo a un metro, non ti vedo. Come pensa di passare? No. Aia. A stringare le moto così. Comunque se il minestrone era dura, questa è veramente impossibile. Impossibile no, perché ce la fanno. Sì, impossibile però, sarà per noi scendere. Vabbè, ma quello ci pensiamo dopo. Attenzione perché questo merita ancora un applauso. E nuovo vincitore continua. Grazie all'avviamento elettrico che non vi
visto male questa tabella numero 4, dovrebbe essere Alfredo Gomez. Attenzione, il pilota spagnolo che arriva da Andorra, Alfredo Gomez, Racing Team, e sì, è lui, due volte vincitore del Red Bull F Rodeo, tre podi al finisce alla Red Bull Romaniacs. Alfredo, e allora pubblico, sostenere in questo momento, vogliamo per il secondo passaggio alla Ramlan, Alfredo. Dalla Beston dal monte siamo scesi vivi, adesso andiamo a prendere la macchina, andiamo verso casa sperando che non molla la batteria del telefono e andiamo da Teddy che abbiamo lasciato a casa e che sicuramente ci sta aspettando. Arriviamo a casa, ci brontola. Grazie a tutti, ciao.